Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di video ricette di Slow Cooker Italia. Oggi facciamo un piatto che sembra fatto quasi apposta per la Slow Cooker, che sono le costine di maiale nella Slow Cooker, oppure, se vogliamo fare un po' i fighi, un po' gli americani, le ribs. Le ribs, infatti, non sono altro che delle costine di maiale marinate per diverse ore con delle spezie, vedremo anche la spezia che ho usato io, e poi cotte piano piano, ovviamente molte volte al barbecue, ma noi che in questo momento non possiamo perché siamo dentro una casa, usiamo appunto la Slow Cooker. Il risultato è garantito, bisogna farle cuocere, io le faccio cuocere 6 ore a bassa temperatura, ho visto anche altra gente che fa cuocere 8 ore a bassa temperatura, va benissimo, dipende anche un po' anche il tempo che avete, diciamo che tra le 6 e 8 ore il tempo è perfetto. E poi, infine, una rosolata velocissima in forno. Adesso basta, faccio vedere questa velocissima preparazione e andiamo a cucinare. Allora, eccoci con le nostre costolette di maiale. Le lasciate riposare tutta la notte con un mix di spezie. Il mix di spezie che ho usato io è quello che preferisco. Ognuno può fare quello che vuole. Ci sono anche dei mix già preparati, già apposta per le ribs, però non esiste un mix unico e che bisogna usare, dove bisogna usare solo quello. Quello che ho usato io è salamoia bolognese, che ho del sale aromatizzato a varie erbe, del berberè, che è un altro mix di spezie un pochino piccante, un mix di spezie indiano buonissimo, io lo consiglio sempre, lo uso praticamente ovunque. Vi lascio il link in descrizione per capire cos'è e eventualmente se volete prenderlo. Poi ancora dell'aglio e del zucchero di canna. Questo è il mix di spezie che ho usato io. Adesso, dopo averla detto, lasciato riposare una notte intera, le mettiamo nella Slow Cooker. In questo caso, per questa volta, non userò, per scelta mia, perché comunque sono un po' tante, non voglio riempire troppo la Slow Cooker, non userò nessun supporto come tipo di solito uso le patate. Quindi adesso andiamo, prego signora venga, che la telecamera si sposta, andiamo a mettere le costine nella Slow Cooker. Questi video, come vi dicevo, sono tutti fatti molto in modo amatoriale, spero che vi piacciono, e come al solito mentre io faccio questo lavoro vi dico che se volete e se vi piace lasciate un like, un commento, anche critiche costruttive, se volete anche qualche altro tipo di ricetta chiedete, che io sono contento di potervela spiegare. Adesso diciamo che abbiamo fatto tutto, basta, la ricetta in teoria con la Slow Cooker e con tutte le ricette della Slow Cooker finiscono qua, nel senso che abbiamo riempito la nostra Slow Cooker e poi chiudiamo e accendiamo per 6 ore. Adesso il nostro lavoro è fatto. Dobbiamo solo lasciare la Slow Cooker a fare il suo, lasciamola per 6-7 ore a bassa temperatura e poi ci vediamo dopo per l'ultima ripassata in forno per lasciare proprio quella classica crosticina croccante che tanto piace. Quindi tra 6 ore, ciao, a dopo! Rieccoci di nuovo, le costine hanno cotto come vi ho detto 6 ore ed è tutto pronto. La cosa bella come sempre della Slow Cooker è che va lasciata andare, noi abbiamo fatto un giro, infatti mi vedete è anche già cambiato, proprio da casa in pantofole, pronto per cenare finalmente. Adesso per sistemare le Slow Cooker nella teglia, perché poi entra in forno con un po' di grill per 10 minuti in modo che vengano belle croccanti, abbiamo il nostro aiutante preferito che è Lorenzo. Eccoci qua. Allora, tu Lorenzo mi darai una mano a mettere qui le costine. Ok. Ecco. Siamo pronti, il forno è quasi pronto e adesso spegniamo un attimo e ok. Allora, la parte più difficile adesso è evitare che si distruggano le costine, bisogna maneggiarle con cura perché sono diventate molto morbide. Allora sistema le tue col bacco, Lorenzo. Ok. Ecco, come è successo? Questo è quello che succede quando uno fa la cottura a bassa temperatura. L'osso
si è sfilato completamente, quindi capite bene la bontà e soprattutto la carne come tenera. Ecco qua, grazie Lorenzo. Siamo comunque sul finale del video, io come sempre faccio le solite raccomandazioni, se vi piace questo video mettete un bel like. Like e iscrivetevi al canale. Esatto, iscrivetevi al canale Slow Cooker Italia e vi ringrazio per tutti i like e comunque tutti i commenti che ho già ricevuto. Un saluto da Roberto, da Lorenzo e dal camera indietro che non si vede mai, che è mia moglie Luisa. Ora, cosa facciamo? Dopo i saluti facciamo un saluto anticipati, ma comunque doverosi perché abbiamo finito. Io di solito metto un pochino d'olio sopra le costine in modo da farle brustolire ancora di più e poi successivamente le inforno. Adesso mi seguirete ancora una volta. Così diventano belli croccanti. Esatto, direi che ci siamo. Ovviamente questa è la mia ricetta di costine, la mia ricetta di ribs. Questa non è la vera e comunque originale ricetta di ribs. Ognuno poi la può fare in casa come vuole. Soprattutto come gli piace e come piace alla famiglia. Chef Lorenzo, se mi apri il forno per favore. Ok. Ecco fatto, 10 minuti ed è pronta. Spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima. Ciao! Ciao! Ecco qui le nostre costine che sono pronte. Come ultima accortezza vi lascio quella di coprire le costine con della carta d'alluminio in modo da lasciarle intiepidire utilizzando la loro stessa umidità. Questo cosa fa? Lo fa diventare ancora più morbide. Direi che per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!